Che notizie mi porti? Le ultime resistenze sono cadute. Non c'è più un soldato nemico in tutto il paese. Ne sei sicuro? La cittadella è sotto il nostro controllo. Molto bene, puoi andare. Ah, un momento. Fa portare qui il prigioniero. Immediatamente. Portate il conte Marco Trevisan. Siediti, Omar. Perché farlo venire qui? A che cosa serve? Domattina, dopo saccheggiata la città, faremo vela per Algeri, quindi meglio farlo uccidere subito. No, non subito. Voglio divertirmi. Forse si illude che suo padre si sia salvato. Tu non sei abbastanza raffinato, Mahmoud. Sai uccidere un nemico, ma non sai torturarlo. Un soldato dovrebbe essere lasciato morire in pace. Che cosa ti prende ora? Non ti credevo così sensibile alla pietà, Mahmoud. Oppure devo credere che la debolezza di quel cristiano ti ha contagiato. Il mio braccio non trema quando devo colpire il nemico e la mia voce non trema quando devo guidare i tuoi uomini. Ma gli eccessi sono inutili e dannosi. Basta così! Non una parola di più! Ricordati che il tuo posto è ambito da molti, soprattutto dai tuoi migliori amici, lo sai bene, Mahmoud. Non crederti indispensabile. E ora ti concedo di ritirarti. Insomma, cos'è che ti tormenta? Nulla, padre. Nulla? Un nulla che ti fa piangere? Che hai, bambina mia? Dimmelo. Confidati come sempre. Oh, padre, quel cristiano. Sarei felice se tu lo potessi aiutare. Ma che cosa dici? Dovrai aiutare un nemico. Egli non è un nemico, un prigioniero ferito. È soltanto un uomo che soffre. E poi siete stati voi ad assalire la sua nave per rubare e uccidere. Taci! Dovrei punirti per quello che hai detto. Sì, puniscimi. Hai ragione tu. Sono colpevole, padre, perché ho curato quell'uomo con le mie mani. Perché non riuscirò mai a odiarlo. Era questo che temevo di sentirti dire. Figlia mia, tu sei l'unico scopo della mia vita. Non posso vederti soffrire. Ma ormai il destino di quell'uomo è segnato. Nessuno potrebbe salvarlo. Qualche volta Ravenek ascolta i tuoi consigli. Perché non gli parli? Da qualche tempo non gli ascolta più i miei consigli. E poi Ravenek non torna mai sulle sue decisioni. È troppo tardi ormai. Domani le sofferenze di quel cristiano finiranno. Devi essere coraggiosa, bambina mia. Nessuno potrebbe mai convincere Ravenek ad avere pietà di qualcuno. Lasciami almeno la speranza, padre. Te ne prego, parla con Ravenek. Me lo prometti che tenterai, vero? Sì. Tenterò. Non ha ancora parlato. Chi ti ha pagato? Chi è stato? Un altro giro. Parla, carogna di un traditore. Chi è stato? Basta, basta! Uccidimi subito! Avanti, coraggio. Dimmi quel nome e io ti prometto una morte rapida. Alina. Carogna. Così era scritto. Hai fatto bene, Mahmoud. Questo bastardo voleva prendersi gioco di noi.
Andiamo. Mi ho servito con umiltà e fedeltà. E tu mi hai tolto tutto. Ti ucciderò, Robinick! Sporco assassino! So camminare da solo. Maledetti! Me la pagherete tutti! Muoviti! Ucciderà Markmund. Ti prego, accetta la proposta. È l'unica occasione che ti si offre. Ranieri, c'è un contrordine. Marco, ma non capisci che questa è una trappola? Ha ragione Ranieri, è molto probabile che sia così. Una trappola certo lo è, ma ho anch'io la mia. Giovanni ha sempre quei barili di polvere. Certo. Cosa vuoi farne? È molto semplice, amici. Ascoltate bene quello che dovremo fare. Giovanni e Ranieri guideranno tutti i popolani alle...